Un giorno speciale per una bambina speciale che compie 9 anni ed è Noemi. Io sono con la mamma che vedete, Tyre, e il papà, Andrea Sciarretta. 9 anni di grande amore da parte vostra e da parte di tante persone. Sì, 9 anni in cui è l'esempio concreto che il coraggio, la tenacia, la forza fanno la differenza. Fanno la differenza soprattutto quando c'è un'unione determinante che ci aiuta a superare gli ostacoli che molte volte sono impensabili. Crediamo che festeggiare il giorno di Noemi, 9 anni in cui siamo stati richiamati a una forza straordinaria, è un aiuto soprattutto in questo momento, quando molte volte ci ritroviamo forse anche a perdere la speranza per tutto ciò che stiamo vivendo. Ma in verità deve essere da pungolo per ognuno di noi, affinché attraverso l'esempio degli occhi di Noemi possiamo vedere oltre l'ostacolo ed unirci in un'unica grande voce che si chiama la vita. Sicuramente, Noemi suona, Noemi dipinge, i quadri che vediamo al muro sono di Noemi. Sì, Noemi riesce a muovere il braccino destro e quindi attraverso questa sua forza riesce a dipingere dei quadri dal significato inestimabile. In tutti questi anni, tanto coraggio, tanta forza di andare avanti, avete creato anche una onlus. Sì, si chiama Associazione Progetto Noemi, onlus, in quanto dalla storia di Noemi potesse nascere un progetto concreto a favore di tutte le disabilità gravissime pediatriche. E ovviamente siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi notevoli. Il primo e più importante è il reparto ospedaliero di Pescara, reparto terapia subintensiva, l'unico in regione Abruzzo ed è un centro di riferimento per le patologie gravissime. In più le tutele per i genitori che assistono i bambini disabili e in più interveniamo come associazione per chi ha necessità o un disagio economico e quindi cerchiamo attraverso la solidarietà dei tanti abruzzesi ad essere concreti. Abbiamo voluto fortemente che in questo momento si potesse festeggiare in teatro il compleanno di Noemi, che è un compleanno di tutti, perché si festeggia la vita, la forza della vita e superare gli ostacoli di fronte alle difficoltà. Quindi il 6 giugno saremo all'Auditorium Flaiano di Pescara alle ore 18:30 insieme all'amico Federico Perrotta, insieme a Anduccio che sarà presente e molti amici che daranno il proprio contributo. E credo che abbia una doppia valenza sociale, una valenza sociale perché tutto l'incasso andrà in beneficenza all'Associazione Progetto Noemi per i progetti che noi portiamo avanti, ma inoltre è da speranza per coloro che in questi mesi, in questi anni, hanno perso forse il coraggio e cercano, forse si sono anche un po' isolati perché la difficoltà è enorme. Invece dobbiamo cercare di ripartire con la speranza nel cuore, perché Noemi ci ricorda e ci insegna che la difficoltà può essere anche un'occasione per ritrovare e riscoprire dei valori inestimabili. Happy birthday to you.